Adesso trattiamo alcuni concetti di fisica di base e dovendo scegliere per dei tecnici una cosa veramente essenziale, parliamo del concetto di forza. Il concetto di forza è un concetto nella sua accezione più profonda molto difficile da capire. Noi terrestri lo associamo spesso al concetto di peso, nel senso che è la forza con la quale probabilmente abbiamo a che fare più spesso. Fra un attimo ritorneremo su questo concetto del peso. Volendo dare una definizione di forza approssimativa, ma che può dare un'idea, possiamo dire che la forza esprime l'azione fra i corpi. Ok? Quindi, se proprio si vuole dare un'idea, un concetto, possiamo dire la forza esprime l'azione fra corpi. Dopodiché, se uno vuole scendere un pochino più nei dettagli, su libri di fisica uno trova che le forze fondamentali della natura sono quattro. Forze fondamentali della natura sono quattro. Diciamo che ai tecnici non interessa molto, ma le citiamo per dovere. Ok. Allora, la forza gravitazionale, che conosciamo molto bene, la forza elettrica, e poi ci sono due forze con le quali non abbiamo a che fare molto spesso, che sono la nucleare debole e la nucleare forte. Ecco, come ho già detto, quelle con le quali abbiamo a che fare tutti i giorni sono queste. Ok. Facciamo un breve esempio. Stiamo tenendo per mano una palla, ok? Ecco, questa palla è sottoposta a due forze, ovviamente la forza peso. E la forza della nostra mano, che dai tecnici viene chiamata reazione vincolare, ecco, questa appunto è una forza, come abbiamo detto, gravitazionale. E questa qua, quel vincolo che poniamo con la nostra mano, alla fine, anche se potremo stupire molti, alla fine è una forza elettrica. Ok. Se facciamo un altro esempio, se noi stiamo spingendo una cassa sul pavimento, ok? Allora la forza nostra sarà una forza ovviamente di spinta, sempre di tipo elettrico, di interazione fra i corpi, e poi ci sarà la forza d'attrito che si opporrà al movimento del corpo. Qual è l'unità di misura della forza? Questo qua è fondamentale, proprio una cosa estremamente fondamentale perché, come dicevo, noi terrestri siamo tentati di pensare alla forza come al peso e quindi di associare la forza proprio al peso. Mentre in passato questo è stato molto usato, difatti l'unità di misura della forza in passato era il cosiddetto chilogrammo peso. Ok. Oggi non si dovrebbe più usare questa unità di misura, ma l'unità di misura della forza è il newton. Come facciamo a collegare questa nuova, tra virgolette, nuova unità di misura, anche se a qualche centinaio di anni appunto già questa definizione, e come facciamo a collegare la nostra sensazione di esseri terrestri al peso? Ecco, possiamo dire circa che 10 newton, ok, corrispondano alla forza con la quale viene attirato dalla Terra un chilogrammo massa appunto di massa, ok? Quindi se noi sul pianeta Terra abbiamo la massa di 1 chilo, ecco, questa viene attirata dalla Terra con una forza che è, per essere precisi, 9,81 newton, cioè circa 10 newton. Quindi per farci un'idea molto approssimativa di così dire il newton, un newton corrisponde all'attrazione della massa di circa un etto.
Okay? Questo per avere la sensazione di quant'è un newton, che è una cosa estremamente importante. Ecco. Dopodiché, in fisica, quando in fisica si parla dell'equilibrio di forze, si parla di statica. Quando le forze invece le forze muovono i corpi, si parla di dinamica. Okay. Poi in fisica c'è un'altra branca che si occupa del movimento dei corpi senza preoccuparsi delle cause che lo provocano, che si chiama cinematica. Diciamo che la cinematica di solito precede la dinamica, ma queste sono di solito le tre branche nelle quali si dividono la parte della fisica che si chiama meccanica.